Noi invece dalle ruote scoperte ci spostiamo sia alle ruote coperte, ma anche ci trasferiamo dall'altra parte del mondo, in Giappone, per parlare del Super GT. Noi abbiamo la fortuna di avere anche quest'anno l'esclusiva per quanto riguarda questo prestigiosissimo campionato. Trasmetteremo gli highlights dai nostri studi televisivi di GoTV e il nostro Ronnie San, naturalmente anche quest'anno impegnato nel campionato. Con la sua Nissan Nismo, insomma, ci ha fatto dei saluti, no, Antonio? Li facciamo vedere? Eh sì, ciao Ronnie Sayonara. Ciao a tutti i tifosi italiani del Super GT, sono Ronnie Quintarelli dalla base Nissan Nismo di Yokohama, Giappone. Ho il piacere di annunciarvi che in questo 2021 le mie gare del Super GT saranno trasmesse sul canale GoTV 163 del digitale terrestre. Cercherò di fare del mio meglio per rappresentare al meglio l'Italia qui in Giappone. Tifate per me. Ciao a tutti. Salutiamo il nostro grande Ronnie Quintarelli. Allora, Antonio, cosa ci dobbiamo aspettare dal pilota Veneto in questa annata? Tra l'altro, pilota Veneto che, insomma, naturalmente non c'è bisogno di dirlo, in Giappone è veramente un punto di riferimento, ha vinto tantissimo. L'anno scorso non ha brillato forse come ci aspettavamo. Eh sì, Riccardo, una stagione difficile, quella del 2020, ma il 2021 vuole riconsacrare Ronnie Quintarelli quale campione del Super GT. Lui, che lo ricordiamo, si è trasferito proprio a vivere in Giappone, ha una moglie e due bellissimi bambini che crescono proprio nel paese del Sollevante. E lui, che è, insieme a Tsujo Matsuda, portacolori della Nissan, come ricordavi in precedenza, saranno 10 round del campionato molto interessanti, circuiti solo ovviamente in Giappone per le difficoltà logistiche che hanno visto l'annullamento della Thailandia e della Malesia, ma siamo fiduciosi che ovviamente Ronnie saprà far sventolare nuovamente il tricolore in Giappone. Quindi, grande Ronnie, ti seguiremo naturalmente dall'Italia, anche perché lui in Giappone ha miliardi di fan, però anche in Italia c'è tantissimo pubblico che segue le gesta del nostro pilota Veneto e noi abbiamo la fortuna di poterlo seguire grazie alla nostra esclusiva per l'Italia.